Oggi, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, è giornata di preghiera per la santificazione sacerdotale. La misericordia di Dio dà vita all'uomo. Il venerdì che segue la seconda domenica dopo Pentecoste, la Chiesa celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Tanti sono stati i discepoli e i propagatori della devozione, ma in particolare le rivelazioni a Suor Margherita Maria Lacocque legano al Sacro Cuore alcune promesse, tra le quali la grande promessa: Io ti prometto, nell'eccesso della misericordia del mio cuore, che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno al primo venerdì del mese per 9 mesi consecutivi la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia, né senza ricevere i sacramenti, e il mio cuore sarà loro asilo sicuro in quell'ora estrema. Da qui si origina la pratica dei 9 primi venerdì del mese. Papa Francesco ci invita a riflettere sul fatto che il cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario. È un simbolo reale che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l'umanità intera. La misericordia di Dio dà vita all'uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con misericordia, non dimentichiamolo. Ci guarda sempre con misericordia, ci attende con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui. Ha un cuore misericordioso. Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, egli sempre ci perdona, è pura misericordia. A lode di Dio.